Sole ha 24 anni e 652 sogni. Uno di questi è scrivere. Guarda i fiori che crescono nel giardino di sua nonna e vorrebbe essere un petalo di quei fiori. Loro erano così pieni di attenzioni, l'acqua ogni giorno e col calore dell'astro diurno di tutti, così democratico, così sincero. A Sole no, nessuno riservava trattamenti democratici e sinceri. La nonna, l'unica presenza umana, si occupava solo dei fiori, non di Sole, mai di Sole, nessuna attenzione. Lei voleva solo scrivere nei pomeriggi di luce lattiginosa e stanca, quando le certezze crollavano. Ma non poteva farlo, perché le signorine devono cucire e imparare a cucinare, perché il lavoro è un altro, scrivere è un passatempo. Ed intanto le sue cicatrici, invece di guarire, si riaprivano, si allargavano e ricominciavano a sanguinare. I ricordi, dannati ricordi. E non è vero che laddove si apre una crepa, tu per forza riesci a ripararla con l'oro zecchino. Era solo una bella favola. 652 sogni e neanche uno da realizzare quel giorno stesso. Sole pensò che la rivoluzione si potesse fare solo iniziando ad andare contro alla più piccola delle regole. Prese una penna e un foglio e iniziò a scrivere. Creava mondi per sfuggire e si rese conto che i 652 sogni, tutti insieme, potevano stare in quel foglio.